Dov'è Mercedes? È in cortile. Sta raccogliendo il bucato. Molto bene. Perché è proprio con te che voglio parlare. Io non posso crederti, Angelica. Mi rifiuto di credere che il figlio che aspetti sia di qua e che lui ti abbia minacciata. Ha paura che veniate a saperlo. Questa è l'ultima cosa che vorrebbe. Cosa dici? Ma se forse porti in grembo un figlio suo? Tutti gli uomini hanno dei figli sparsi per il mondo. No, non tutti. Quando è successo? Quando eravamo alla tenuta del marito di vostra sorella. Ma se tu allora eri ammalata e lui mi ha giurato che non ne avrebbe approfittato. No. Sei una bugiarda. Tu stai mentendo. Juan è incapace di fare questo. Se vi sentite più tranquilla a pensarla così, per me è lo stesso. Ma il fatto è che tu mi stai parlando di un uomo che non è quello che conosco io. Juan è onesto. È sincero. Tutti gli uomini sono uguali. Bugiardi, falsi, approfittatori. Incontrano una donna, la illudono e... e quando non la vogliono più, la mandano via. E va bene. Domani noi due andremo da un medico. E se confermerà che sei incinta, indipendentemente che sia figlio di Juan o no, tu resterai qui. Ma se voi lo direte a Juan, lui non vorrà. Voi non lo conoscete. Quando si arrabbia sul serio diventa un demonio. Però è necessario che venga a saperlo. Non posso tenergli nascosto questo orribile dubbio. Allora fate come volete. Tanto vi dirà che non è vero. E mi manderà via. Perché devo essere solo io a soffrire? Adesso tocca a te. Anche se sarà solo per una notte.